Ciao a tutti, oggi vedremo una delle basi portanti della pasticceria italiana, ma anche a livello mondiale, che è la meringa. La meringa nella versione cioccolato, ovviamente, per fare un dolce tutto fresco. Partiamo immediatamente con la meringa al cioccolato. Per prima cosa mettiamo il pentolino con dentro l'acqua e lo zucchero tutto insieme, in questo modo, e facciamo partire al massimo della potenza. Nel frattempo che lo sciroppo sta cuocendo sul fuoco, mettiamo il nostro albume all'interno della planetaria ed è molto importante non farlo partire adesso. Cominceremo a farlo montare a media velocità quando lo sciroppo comincia a bollire. Quando lo sciroppo comincia a bollire in questo modo, potete cominciare a far girare l'albume in planetaria. Abbiamo fatto partire l'albume, adesso intanto che monta cominciamo a mettere lo zucchero pian piano. Io ho controllato la temperatura con il termometro, siamo a 118 gradi. Se non avete il termometro potete fare questo lavoro qua con un cucchiaino e mettere una goccia di zucchero all'interno dell'acqua. Se lo zucchero riuscite a lavorarlo in questo modo, vuol dire che è arrivata a temperatura. Adesso è molto importante, finita la cottura dello zucchero, andarla a inserire nell'albume montato e appoggiatevi solo su una parte della bacinella in modo da non sprecare lo zucchero tra le maglie della frusta. Una volta messo tutto lo zucchero all'interno, abbiamo una consistenza che sta cominciando a prendere volume. È molto importante farlo girare a media velocità fino a quando raffredda una temperatura di circa 45-50 gradi. Intanto con un pennarello, una matita e un copo a pasta, un bicchiere o una cosa circolare, create tutte la stessa distanza dei cerchi. Una volta fatti i cerchi, giriamo il foglio in modo che non vada a contatto con la meringa. Una volta arrivati a temperatura, quindi 45-50 gradi, o se non avete il termometro, mettete le mani sulla bacinella. Se la sentite calda ma non vi scottano le mani, vuol dire che è pronta. Vedete, il risultato della meringa è una meringa lucida e sostenuta ed è perfetta per andare a inserire il cioccolato fuso all'interno. Adesso aggiungiamo il nostro cioccolato fuso, mettiamo tutto il cioccolato insieme e andiamo a girarlo molto delicatamente e amalgamarlo insieme alla meringa. È importante fare dei movimenti dal basso verso l'alto in modo da non smontare l'impasto, ma amalgamare in modo perfetto il cioccolato. Una volta amalgamato tutto il cioccolato, abbiamo una meringa liscia, lucida, sostenuta, quindi possiamo andare a fare i nostri dischetti. Questa va benissimo anche per fare qualsiasi altro tipo di forma di meringa, quindi dalla torta a dei bastoncini o dei biscotti. Messo l'impasto all'interno del sac à poche, andiamo a fare i nostri cerchi di meringa, vediamo come si fa. Allora, quando fate dei dischi di meringa per dargli più struttura, è importante fare il lavoro che ho fatto io con il sac à poche. Perché? Perché tra le righe, nella cottura, passa l'aria. Passando l'aria crea questa struttura che vi dà più resistenza alla meringa. Se volete, con la restante meringa potete fare dei biscottini da stuzzicare durante la giornata. Fate delle piccole sfere in questo modo. Una volta finite le sfere potete cuocerle così, quindi mangiare della buonissima meringa al cioccolato, o mettere sopra della granella di nocciola con una spolverata di zucchero a velo o di cacao in polvere per avere un gusto diverso e una decorazione differente. Per avere la cottura di una meringa perfetta dovete cuocere la meringa a 165 gradi per 15 minuti e ultimare la sua cottura a 120 gradi per 2 ore.
Dopo 2 ore il forno è stato spento, abbiamo lasciato dentro la meringa raffreddarsi con calma, quindi ancora per un'ora, un'ora e mezza forno spento. Alla fine otteniamo queste, che sono le nostre meringhe. Vedete che hanno una bella cottura, sono molto friabili. Adesso andiamo a comporre il dolce. Abbiamo sciolto il nostro cioccolato a 45 gradi, adesso andiamo a vedere come precristallizzarlo. Lo versiamo tutto su un piano in modo da raffreddarlo fino a una temperatura di 27 gradi. È molto importante tenerlo sempre in movimento perché il movimento è uno di quei fattori che serve per la precristallizzazione. Arrivati a una temperatura di 27 gradi, possiamo rimettere il tutto all'interno della ciotola. Una volta che il cioccolato è stato rimesso all'interno della ciotola, andiamo a scaldarlo per 4-5 secondi, non di più, e portarlo a 30 gradi. Ora che abbiamo il cioccolato precristallizzato, andiamo solamente a coprire la parte superiore del nostro dischetto di meringa in modo da avere un piano impermeabilizzato per andare a montare sopra il dolce. Impermeabilizzato le meringhe col cioccolato, andiamo a fare la nostra crema. È una crema chantilly semplicissima a base di panna, vaniglia e zucchero. Vediamo come farla. Prima di tutto mettiamo la panna all'interno della planetaria. Se non avete la planetaria potete usare uno sbattiuova. Mettiamo lo zucchero e per ultimo mettiamo dentro i semini del baccello di vaniglia. Una volta messi tutti gli ingredienti, quindi panna, vaniglia e zucchero, la panna è molto importante che sia fredda e la montatura che sia ad alta velocità. La panna deve essere montata sostenuta, ma lucida. È importante non montarla troppo, perché se si monta troppo, il gusto che si avrà di retrogusto sarà comunque di burro sgranato. Abbiamo messo la nostra crema chantilly all'interno del sac à poche e la useremo sia per la decorazione che per la crema di farcitura. Vediamo come. Una volta messa sulla crema andiamo a vedere come finirli. Abbiamo sbriciolato della meringa, del cacao in polvere e delle piccole decorazioni di cioccolato. Per prima cosa prendiamo la granella di meringa e la mettiamo sparsa come decorazione. Mettiamo un po' di cacao giusto per decorazione, ci aiutiamo con un coltellino per farne scendere appena appena. Il dolce così potrebbe già essere finito, se no, se volete fare bella figura con i vostri ospiti, potete mettere una piccola decorazione in cioccolato per alleggerire il dolce o dargli ancora più movimento. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa è la mia rivisitazione della meringata al cioccolato. È un dolce che potete fare tranquillamente in pasticceria come monoporzione o come torta o al ristorante come dessert o a casa se in questo momento siete a casa.
È un dolce che ha questa croccantezza nella meringa, un gusto intenso di cacao, la crema chantilly che è molto avvolgente e fresca in bocca. Potete farla in questo modo o in qualsiasi altra versione voi vogliate. Io vi auguro una buonissima giornata, spero che proviate a farlo. Mandatemi le vostre foto e buona giornata a tutti. Ciao, alla prossima!